Vi avevamo già fatto vedere questa area sosta in un precedente video perché eravamo qua di passaggio. Siamo ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, in Piemonte. Area sosta comunale, ci sono tantissimi posti camper, carico scarico, 10 euro per 24 ore con la corrente inclusa. Uscendo dall'area sosta vi trovate su questo ponte dove in 10 minuti, un quarto d'ora, arrivate in centro paese. Invece, girando a sinistra, trovate questa discesa di Ciotolato che vi porta a un bel parco per i bambini, parchetto giochi. E qui si possono anche ammirare i resti dell'acquedotto romano, databile più o meno al primo secolo d.C. È sopravvissuto nei secoli, è veramente un'opera di ingegneria fantastica. Siamo proprio alle spalle del Bormida, fuori dalla città. È un parco verde meraviglioso, potete fare lunghe camminate. Eccolo qua, questo qui è il ponte Carlo Alberto che vi porta appunto in centro, nel centro storico, nel centro cittadino. C'è ancora un po' di neve. In poco meno di 15 minuti arriviamo nel centro cittadino. Qui c'è una bellissima fontana, purtroppo in questi giorni chiusa per il freddo, perché l'acqua gelerebbe. Qua c'è anche il palazzo delle Terme Nuove. Vi lasceremo dei link in descrizione per saperne di più sulle aperture delle terme e le varie informazioni turistiche del luogo. È pieno giorno, non ci sono ancora le luci natalizie accese, ma la pista di pattinaggio fa già Natale. Una piccola via è dedicata ai mercatini natalizi. Ovviamente non sono come quelli dell'Alto Adige, non vi aspettate nulla di ciò. Ve lo dico perché io li ho visti e non è paragonabile, però c'è un bel clima natalizio, festoso e molto bello, e abbiamo incontrato anche Babbo Natale. Dall'altra parte della piazza inizia la via dei negozi, il centro storico dove troverete enoteche e quant'altro, quindi negozi, boutique, bar, c'è un po' di tutto. Questo centro storico è molto molto importante, molto bello. E poi si arriva alla piazza della Buglietta. Mia suocera che fa le foto. La porta degli inferi. Ma guarda che bel riflesso del tempietto qua. Guarda che bello questo riflesso. Ecco, è vero, è vero. Questa è una foto da fare. Certo. Ma guarda quella farina lì, dov'è? È una foto. È una videocamera, fa video, foto, fa tutto, sì. Bella leggera. È vero. Questa fonte è molto antica. Così come la vedete, con questo tempietto a forma ottagonale, è stata inaugurata nel 1879. Ha una temperatura di 74 gradi e mezzo, con una portata di 560 litri al minuto.
L'odore è un po' persistente, un po' poco piacevole, ma comunque curativa. Urca, è arrivato un pullman. Abbiamo fatto in tempo. Sì, va bene. È bellissima qui, secondo me. È una città veramente, veramente bella. È una bombonierina. Cioè, pieno di enoteche, la cantina sociale. Ristoranti. Ristoranti dove si mangia bene. Ma ce n'è uno proprio qua dietro dove avevamo mangiato. Poi è bella con tutti questi portici, tanti vicoletti. Sì. Poi curata, tenuta bene, ordinata. Sì. E c'è vita. Eh sì. Se volete vedere altri scorci o altri momenti di Acqui Terme, vi lascio il link in descrizione del mio canale Instagram, dove trovate nelle storie in evidenza proprio la cartella Acqui Terme. Tra la musica di Natale, le lucine colorate e una cioccolata calda, ci godiamo gli ultimi momenti ad Acqui Terme per poi ritornare a casa. Grazie di aver visto il video fino a qua. Un augurio per un sereno Natale a tutti voi.